Grazie. Innanzitutto devo condividere ciò che è stato detto dal collega Prandini come ringraziamento ai ministeri, all'azione che è stata fatta, in primis ai due ministri che si sono dati da fare, allo studio ISPRA, alle regioni che in sede di conferenza hanno partecipato alla discussione e finalmente sono riusciti a trovare una quadra per licenziare nel novembre scorso il decreto effluenti. Quindi, come hanno detto i due ministri, occorre lavorare di concerto, fare sistema, basarsi su dati scientifici, e a questo proposito torna molto utile lo studio che è stato presentato da ISPRA questa mattina, e per procedere con una certa velocità su un campo che ci vede in forte ritardo. La direttiva nitrati oramai, è stato detto anche precedentemente dal dottor Blasi, è vecchia di 20 anni. Bisogna lavorarci, bisogna basarsi su questi dati che abbiamo visto in mattinata e che speriamo che il Ministero dell'Agricoltura e il Ministero dell'Ambiente vogliano ulteriormente elaborare ed interpretare per dare la base su cui fondare un ragionamento che dovrà essere per forza affrontato nel tavolo del 10 febbraio, per andare incontro a scelte politiche importanti, coraggiose e supportate da dati scientifici. Il vicepresidente Prandini ha già dato delle indicazioni che sostanzialmente, come Confagricoltura, ci sentiamo di condividere. La zootecnia vive un momento estremamente difficile. La zootecnia nel settore agroalimentare italiano vuol dire eccellenza. Non possiamo contribuire a togliere competitività a questo settore importante, pur tenendo conto delle problematiche ambientali che dobbiamo affrontare, ma dobbiamo cercare di risolvere in modo intelligente. E qui allora mi viene da fare un ragionamento anche in base a ciò che è stato detto in mattinata. Da quello che si vede, il settore zootecnico non è l'unico che interviene pesantemente sul problema nitrati. Benissimo, allora incominciamo a lavorare prendendoci, come è stato detto, le nostre responsabilità dal punto di vista del settore zootecnico, ma chiamiamo a rapporto anche tutti gli altri settori, prima di tutto. Secondo, mi pare che vi evidenziato abbastanza chiaramente dallo studio quanto ci sia un forte intervento nel problema nitrati anche dall'utilizzo intensivo di fertilizzanti minerali. Se dobbiamo rendere fertili, o meglio, mantenere fertili i nostri terreni, in qualche modo dobbiamo apportare del nutrimento. Se la zootecnia, come sta succedendo purtroppo, si indebolisce e quindi diminuisce l'apporto organico, è evidente che se vogliamo mantenere le produzioni utilizziamo fertilizzanti chimici. A meno che, e finalmente l'abbiamo fatto, non ci preoccupiamo di normare anche l'aspetto di utilizzazione agronomica del digestato. E questo, permettetemi, mi sembra un'assurdità che ci abbiamo messo 6 anni per capire che questo prodotto ha delle grandi potenzialità. Abbiamo sempre visto un po' il fumo negli occhi perché sono stati fatti delle interpretazioni sbagliate, si sono create delle criticità, diciamolo pure, perché questo nuovo prodotto in alcuni casi è stato il frutto di un settore che è entrato in competizione con la zootecnia, ma semplicemente non avevamo capito bene cosa dovevamo fare. Non ci deve essere competizione, ci deve essere sinergia. E qui a questo punto lasciatemi dire, gli zootecnici, le stalle che hanno saputo interpretare in modo corretto la nuova opportunità che è derivata dall'agroenergia e quindi hanno inserito la produzione di energia nel contesto aziendale senza fare speculazioni, senza distrarsi da quella che era la vera vocazione di sempre, magari di più generazioni, che era quella di produrre carne, questi hanno avuto un beneficio e non solo non hanno chiuso o non hanno ridotto le stalle, ma stanno, e questo lo posso dire con supporto di dati scientifici, stanno riducendo fortemente l'utilizzo di fertilizzanti minerali, addirittura,
posso dirlo con certezza perché in alcuni casi ce la stanno facendo, li stanno eliminando. Ora, questo chiaramente è un altro percorso virtuoso che va sostenuto e devo dire, mi congratulo ancora col fatto che finalmente la normativa, il nuovo decreto affluenti, ha messo un punto di chiarezza anche su questo. Mi riferisco anche all'intervento che è stato fatto prima, critico sull'utilizzo del mais. Ora, l'utilizzo del mais, la normativa attuale di fatto, non dico che non lo permetta più, ma lo sconsiglia fortemente, nel senso che chiaramente gli investimenti che sono stati fatti prima continuano ad andare ad esaurimento, ma da oggi in avanti l'utilizzo del mais nelle agroenergie di fatto nei nuovi investimenti e nell'eventuale sviluppo del biometano non è più economicamente sostenibile. Si utilizzano giustamente sottoprodotti, si utilizzano gli effluenti, si utilizzano colture di integrazione che permettono di rimettere a coltura determinate aree disagiate, parlo dell'Appennino centro-meridionale, che è inutile che ce lo nascondiamo, si stanno abbandonando questi terreni perché economicamente non è più sostenibile alcun tipo di coltura. Ricordo che in Sicilia e in altre aree del sud non si coltiva più la sulla come alternativa al grano, semplicemente perché non c'è più zootecnia. Ecco, perché non permettere il riutilizzo di questi prodotti, chiamiamoli intercalari, chiamiamoli di rotazione, che vengono comunque sostenuti anche dalla politica agricola comunitaria. Quindi ben vengano queste normative. Quello che chiedo è che la politica faccia il suo corso, quindi sappia fare delle scelte importanti, tenendo conto degli studi che sono stati fatti, e che abbia un modo di vedere un po' più aperto e che tenga conto anche del mondo agricolo. E qui vorrei chiudere il mio intervento facendo riferimento a ciò che è stato detto dal dottor Cova, che l'ho sentito molto vicino alle problematiche degli agricoltori. Cioè, noi dobbiamo rispettare delle regole che sono scritte giustamente a tavolino, ma che a volte sono proprio completamente scollegate dalla realtà delle cose. Perché come si può fare e mantenere 90 giorni consecutivi senza avere la minima elasticità nella gestione di questa regola, può essere molto facile in determinati contesti climatici, può essere assolutamente indispensabile in altri momenti, col rischio di andare a sprecare un importante materiale, un importante fertilizzante organico, per poi dover ricorrere, visto che le produzioni le dobbiamo fare, altrimenti i conti alla fine non tornano, per poi dover ricorrere all'utilizzo di concimi chimici. Ancora un aspetto che ho trovato molto positivo nell'approccio che è stato dato allo studio, nel voler cercare un metodo di studio di monitoraggio che sia sicuramente valido, perché se non è valido non serve a niente, ma che tenga conto anche dell'aspetto economico, che sia economicamente sostenibile per poterlo allargare a livello nazionale e per poter fare le scelte politiche giuste, sostenute da dati certi, per poter arrivare a dei risultati concreti. Grazie.